grazie per essere qui a questo evento organizzato dall'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia. Ringrazio le mie ospiti, Simona Ghizzoni, fotografa di contrasto, Stella Pende in collegamento da Milano, che possiamo vedere in video. Sì, buongiorno Stella. Poi abbiamo Ruth Sherlock, inviata del Telegraph, e Sofia Corben, blogger di Psicotaxi. Allora, per esprimere anche quello che è il senso del panel stesso, partiamo dal promo della trasmissione di Stella Pende, dal promo di Confessione Reporter, che sintetizza molto bene la modalità di lavoro di Stella e in realtà riassume anche lo spirito del panel stesso, quindi della donna e del viaggio e di questa continua ricerca, di questa continua scoperta. Possiamo vedere il promo. Penso che ho avuto paura. Confesso che le urla dei bambini di Beslan non sono più andate via. Confesso che una giornalista sotto le bombe si può anche innamorare. Confesso che un reporter non è un eroe, ma solo un giornalista. Confesso che la povertà è la faccia della violenza più feroce. Confesso la passione, l'amore, la dedizione, il sogno per questo mestiere meraviglioso e unico che si chiama giornalismo. Con Stella Pende, Confessione Reporter. Allora Stella, buongiorno. Allora, dicevamo, la tua trasmissione si intitola Confessione Reporter, che è anche il titolo di un tuo omonimo libro, un titolo ricorrente. Che cosa deve confessare Stella Pende? Mi senti, Stella? Annalisa, ti sento malissimo, mi dispiace, non ho capito l'ultima parte della domanda. Allora, che cosa questo titolo, Confessione Reporter, è un titolo ricorrente? Mi senti? Beh, direi che più che altro è copiato. Sì, e cosa deve esatto. confessare Stella Pende? Beh, l'ho già detto nel promo, credo, non ho sentito bene. Diciamo che la confessione è rispetto a un sentire del giornalismo tradizionale che comunque ci... io sono cresciuta a Panorama, andiamo un po' indietro, no? Dove il modello era il giornalismo anglosassone, dove manifestare emozioni, commozioni era assolutamente wanted. E io ho sofferto moltissimo di questo e quindi quando sono diventata più grande... ho cominciato a scrivere con le emozioni nella penna e ho continuato così. Poi ho scritto un libro che si intitolava Confessione Reporter, dove raccoglievo non quelli che io consideravo i migliori articoli o gli articoli, diciamo, più glamour, gli scoop, ma gli articoli dove la mia scrittura volava più libera, dove la partecipazione ai fatti e agli incontri e ai dolori della gente che avevo incontrato era, come dire, no? Era assolutamente scoperta. Quindi Confessione Reporter vuol dire da una parte raccontare senza veli e dall'altra raccontare anche quello che c'è dietro il nostro mestiere e con il nostro mestiere, perché spesso finisco che il nostro mestiere è fatto di molte persone, no? È fatto di stringer, è fatto di fotografi, è fatto di cameraman, che sono delle ombre che corrono un po', che stanno vicino a noi e che sono molto poco celebrate, mentre sono quasi più importanti di noi, se non come noi, diciamo, perché il lavoro lo facciamo tutti insieme e quindi ho voluto raccontare anche loro e anche in questi reportage che io faccio. Il cameraman è quasi sempre presente e lo stringer si vede quasi sempre. Senti Stella, ma tu hai spesso parlato anche di questioni o di persone ai margini, messe un po' marginalizzate, diciamo, dai media, ma quanto hai dovuto lottare proprio per portare avanti i tuoi reportage e per farteli accettare dai direttori di turno? Ma guarda, questo è un tema molto... lì a Perugia ne abbiamo già anche parlato... è un tema dibattuto, no? Se tu ti presenti dal direttore e dici che devi andare a intervistare Richard Gere alle Maldive, ti mandano volentieri. Se ti presenti dal direttore e dici che vuoi fare l'ennesima inchiesta sull'AIDS, quando l'AIDS in Africa continua a crescere e nessuno scrive una riga,
il direttore ti dice: hai rotto le scatole con i tuoi poveri, con i tuoi malati, con i tuoi... Però secondo me ci vuole... Io ho trovato, cioè mi sono volpizzata, ho trovato il modo di convincere i direttori, perché c'è una maniera di parlare, di aprire le finestre sul dolore, sui problemi del mondo, e che non sia mai che non sia mai piagnona, dove ci sia della pietas e non del voyeurismo del dolore. E quindi quello è abbastanza, io riesco a farlo passare, diciamo. Senti Stella, allora soprattutto nel tuo libro ci sono tutta una serie di aneddoti e di racconti di cose che ti sono successe. Io chiedo di raccontarcene uno: quando hai rubato il passaporto a Capuscinski. Lo sapevo che mi il passaporto era che di Capuscinski. Lì ho tentato un furto, ma sono stata... Ma perché lui ha avuto, come dire, l'ingenuità, perché lui mi ha graziato della sua amicizia. Non naturalmente, perché io l'ho talmente morso ai polpacci che poi alla fine l'ho intervistato una, due, tre volte, siamo diventati molto amici. Tanto che una volta a Varsavia, a casa sua, lui mi ha detto: senti, io devo prendere un aereo, no, devo andare a un congresso, a un aereo, se non mi ricordo più, dovevo andare da qualche parte, io avevo un aereo più tardi, mi ha detto: stai qui in casa e poi prendi un aereo dopo poco, no? E non sapeva a che rischio andava incontro, perché io gli ho chiesto, se devo essere sincera, posso frugare? Lui mi ha detto: ma certo che puoi frugare. Qua ho sfrugazzato, tra l'altro ho scoperto delle sue foto, lui... era bugiardello, nel senso, era bugiardello nel minimizzare il suo lavoro, no? Poi vabbè, su Capuccini c'è stata tutta una polemica, come tu sai, ma non entriamo dentro. Secondo me lui è grande e rimarrà grandissimo per sempre, ma lui diceva di non fare mai foto, invece ho scoperto delle foto meravigliose che poi ha pubblicato peraltro con Adelphi, e ho scoperto tutto questo cassetto pieno di passaporti vecchi, ma ce ne saranno stati. E ho detto: vabbè, adesso io me ne prendo uno, che per me è un cimelio, tanto non se ne accorge, no? Mi sono messa in tasca il passaporto, vado giù a prendere il taxi, si affaccia quella delizia caramellosa di sua moglie, che è stata importantissima nella sua vita, e mi dice: Stella, sei sicura di non aver dimenticato qualcosa? E io, presa in castagno, dai sensi di colpa, ho detto: oddio, il telefonino. Siccome io ogni volta che andavo lì seminavo qualche calza, insomma, in qualunque bassezza, probabilmente lei alludeva, cioè cercava di aiutarmi a fare memoria di non aver dimenticato davvero niente, ma io con una coda pelosa che usciva dai pantaloni sono corsa sopra e ho rimesso il passaporto a posto. Poi però, quando ho raccontato a Capuccinski questa cosa, mi ha detto: ma sei scema, potevi chiedermelo, te li davo tutti, tanto comunque che importanza. Lui era una persona così semplice, come tutti i grandi, no? Cioè, ma te li avrei dati tutti, che importanza hanno i miei passaporti, quelli vecchi, non c'era nessun, non avevi bisogno di fare furto con scasso, insomma. Senti Stella, tra poco torniamo da te, rimani in collegamento. Allora Simona, tu sei una fotografa, ma non ti occupi di news, ma soprattutto di quello che succede nelle aree di crisi quando i media se ne vanno. Adesso vedremo un estratto di un tuo lavoro con i Sahrawi e poi ci spiegherai bene questo progetto. Sì, non so se vale la pena di dire due parole prima, poi ne parliamo in maniera un pochino più approfondita, perché dunque, al contrario del mio ultimo lavoro, che è sulla striscia di Gaza, di cui credo di non dover spiegare nulla a nessuno, questo lavoro sul Western Sahara è comunque... conosciuto per lo più dagli addetti ai lavori, è una situazione diciamo che va avanti da moltissimi anni e che è caduta per l'appunto nel dimenticatoio. Mi riallaccio a quello che diceva, che chiedevi a Stella Pende poco fa, proprio di questa idea di provare a raccontare delle cose che sono già state raccontate, che alle volte vengono considerate anche cadute nel dimenticatoio, proprio perché parlare dell'AIDS negli anni 80 era... Certo, è più difficile.
era semplice, esatto. Qua parliamo di una guerra che è finita nel 1991 ed era una guerra tra lo Stato marocchino e la popolazione Sahrawi, che è la popolazione autoctona di questo Stato che si chiama appunto Western Sahara, che in alcune piantine è indicato e in alcune piantine non è indicato, proprio perché è un territorio che da 37 anni è sotto occupazione marocchina. E il lavoro riguarda, le fotografie che vedrete sono tutte storie di donne, e sono donne che a causa del loro attivismo politico, attivismo per i diritti umani della propria popolazione, sono state vittime di arresto da parte del governo marocchino e di sparizione forzata negli anni che vanno dal 75 al 91. Tanto vi farei vedere le foto e poi ne riparliamo. Sì, allora vediamo il filmato. Le luci non si riescono a abbassare. Mi spiace che la qualità non è di questa proiezione, vi ha dato solo, secondo me, una vaga idea di come sono le foto. Comunque, perché sono foto molto complesse, in cui ci sono anche dei diari, in cui ci sono delle scritte da leggere e così via, che non immagino non si sia riuscito ad apprezzare.
Comunque, questo lavoro l'ho iniziato, perché in realtà non è ancora finito, nei primi del 2012 assieme alla mia collega, amica e compagna di mille avventure, Emanuela Zuccalà, che è una giornalista che lavora per Io Donna del Corriere della Sera, con la quale ormai da anni, insomma quasi dall'inizio del mio lavoro, che era il 2007, cerchiamo il più possibile di lavorare assieme, perché entrambe siamo interessate principalmente alla condizione femminile. E, siamo state in questo, abbiamo viaggiato per due volte assieme in queste zone, una volta, la prima volta nel Western Sahara, che è appunto il territorio di cui vi parlavo prima, e la seconda volta nei campi profughi Sahrawi in Algeria, che sono nel sud, si trovano nel sud dell'Algeria e sono, diciamo, si trovano in un posto terrificante, tremendo, in cui non c'è l'acqua corrente, non c'è l'elettricità né nulla, ed è dove il luogo in cui da 37 anni i Sahrawi, che sono scappati dalla guerra e dai bombardamenti marocchini del 75, si sono rifugiati. Allora, questo lavoro, appunto, all'inizio abbiamo fatto una serie di fotografie, io ed Emanuela, di interviste e di video. Con Annalisa avevamo scelto di parlare di questo lavoro anche perché ha una strana storia di produzione, siccome qua, insomma, vedo che ci sono tantissimi giovani, è un po' il tema del panel, è quello di come facciamo ad arrivare alla fine del mese, sostanzialmente, a finanziare soprattutto progetti così impegnativi. Sì. Perché il risultato finale è di 50 minuti, giusto? Il risultato finale sarà un documentario di 50 minuti, quindi un'ora, tantissime. Sì. Ore di girato abbiamo, sì, 2 mesi di girato, 8 ore al giorno più o meno, e altrettanto di immagini, insomma. E, sì, il problema è chiaramente finanziare un tipo di lavoro come quello che faccio io, che, come diceva Annalisa giustamente prima, non mi occupo della news, quindi non lavoro con i giornali, ma mi occupo piuttosto di quello che io chiamerei una fotografia documentaristica, o comunque di... cioè, che cos'è progetti. Una fotografia documentaristica? In realtà non c'è una... non so se ho ancora coniato una definizione proprio giusta per questa cosa, ma in ogni caso sono dei progetti a lungo termine, per cui io su uno stesso tema di solito cerco di lavorare per diversi anni, magari suddividendo un argomento in diversi capitoli, in diverse aree, eccetera, però insomma, per farvi un esempio, il mio primissimo lavoro fu sui disturbi dell'alimentazione in Italia e fu un lavoro che durò 3 anni. E dal 2010 ho iniziato il mio secondo progetto mastodontico, che è questo sulle conseguenze della guerra sulle donne, e che anche si suddivide in capitoli, ed è già dal 2010 che ci sto lavorando. Quindi è abbastanza complicato sostenere economicamente dei progetti così lunghi, perché anche che questo servizio poi è stato pubblicato su Io Donna, eccetera, chiaramente non può riuscire a ripagare sforzi di lavoro anche di diversi mesi o 2 mesi, come è stato in questo caso. Posso, vuoi che continui o volete? Sì, passare? Allora, più che altro vorrei che magari ci spiegassi quello che tu hai visto durante il tuo lavoro, quindi proprio quali sono questi effetti a lungo termine poi delle guerre, in particolar modo quindi nel tuo lavoro sulle donne. Cioè, tu che cosa hai visto in 2 mesi lì? Ma in questi 2 mesi, beh, chiaramente parliamo di... ci sono 2 esperienze abbastanza diverse, questa del Western Sahara e quella dei campi profughi. Comunque quella per me che è rimasta più impressa è sicuramente del Western Sahara, perché si tratta di donne che appunto sono state vittime di sparizione forzata, anche per periodi che vanno dai 3 anni ai 16 anni. Quello che vedo in generale delle conseguenze della guerra è una domanda che continuo a pormi e alla quale continuo a non trovare nessuna risposta. Cioè, si torna poi alla normalità? Cioè, a quale tipo di normalità si torna? Cioè, ma c'è una quotidianità? C'è una quotidianità, una vita che riescono a vivere, tra virgolette, dimenticandosi di quello che c'è intorno? Dimenticandosi, direi di no, però sia in Nord Africa, dove sono stata, sia nella striscia di Gaza, chiaramente le persone continuano a vivere, cioè sì, esiste una quotidianità, è una quotidianità che per noi sarebbe totalmente impensabile, totalmente
non lo so, inaffrontabile, no? Ma chiaramente, cioè, chiaramente devono andare avanti. Allora, su questo possiamo passare a Ruth Sherlock, che è un'inviata del Telegraph. Copre diverse aree di crisi, ma soprattutto, Ruth, tu ti occupi della Siria, no? E quello di cui parlavamo anche ieri quando ci siamo viste, tu sei giovanissima perché hai 25 anni, anche se ormai sei attiva in Siria, insomma, copri la zona da 2 anni. Quindi tu alla fine vivi una tua normalità, una tua quotidianità lì? Ci sono dei momenti in cui riesci a dimenticarti del contorno, del contesto, per vivere poi quella che è, diciamo, degli attimi di normalità? Ciao, grazie. Proverò a parlare in italiano, la mia prima lingua è inglese. Parla benissimo. Scusa se faccio degli sbagli, degli errori. Una quotidianità. Sì, nel senso, cioè, nel senso che, cioè, allora io ho lavorato, vissuto in Libia per 7 mesi durante la rivoluzione, guerra là, e poi in novembre 2011 sono trasferita a Libano e da lì, dalalla Turchia, entro in Siria. Così naturalmente sono 2 esperienze molto diverse vivendo. Come entri in Siria? Clandestinamente tramite la Turchia, generalmente. Okay. scusa per la domanda, cioè, vuol nel dire... senso, quando tu sei lì comunque vivi anche degli attimi, diciamo, di normalità, no? In cui ti dimentichi, ad esempio ieri mi dicevi, no? Che un giorno avevi... Sì, certo, allora, okay. Sì, naturalmente sono 2 cose molto diverse. In Siria vado per 2 settimane e poi vivo in Beirut, che è una Libano, che ci sono anche tante feste, così è una situazione stranissima. E anche un'altra cosa, in Libia, cioè, è stranissimo sempre questo distacco tra quello che vedi e poi il modo in cui i giornalisti poi devono vivere le loro vite, cioè devi creare un certo muro tra quello che vedi e quello, il tuo lavoro e la tua vita, cioè devi capire che, per darti un esempio, poi sì. Scusa, in Libia vivevo in Misrata, che era una città che era sotto bombardamento, circondata da tutti i lati eccetto il mare, uno entrava solo con barchette, c'erano solo barchette piccole ad entrare. E ho vissuto lì per 8 settimane e ogni giorno i bombardamenti diventavano, cioè, continuavano, c'era la lotta in 4 prime linee e c'era un giorno quando sono morti 30 persone in un giorno. E ero nell'ospedale e c'erano corpi alla destra e alla sinistra e arrivavano genitori a prendere, a scoprire se i loro figli erano morti. E lì, cioè, io cercavo, allora, all'inizio, dopo 8 mesi, dopo 8 settimane lì, mi ero scioccata dal fatto che, per proteggermi forse, non lo so, ero diventata così abituata da questa cosa che la mattina prima c'era stato un attacco di shelling, di un bombardamento, che aveva ucciso due bimbe piccole e la mia amica e io abbiamo detto, ah, non è una storia, perché eravamo così abituati da questa morte, che eravamo così, eravamo diventati così freddi per proteggerti. Sui fatti. Sì. E così mi ha detto Ruth, questo è terribile, sei un essere umano orrendo, come fai? Devi metterti a provare cosa prova la gente. Così mi sono aperta un po' di più, quel giorno nell'ospedale mi sono aperta e ho lasciato entrare tutte le emozioni, immaginando, cercando di mettermi nelle scarpe dei genitori che venivano a prendere i figli morti. E in 2 secondi piangevo, ero un disastro assoluto. E non è possibile come giornalista, non si può fare, sei inutile, il tuo lavoro in questi posti non è di piangere, di provare quello che provano, è di cercare di portare questa sofferenza fuori. E così devi trovare questo bilancio. E per farlo, naturalmente, quando scrivi, sai, simpatia per la situazione, però devi anche trovare il giusto mezzo, distacco, per far sì che le emozioni
televisioni. Esatto. E poi non possano sopraffare la notizia, no? E così abbiamo, la vita va avanti, sai, in Mestrata ero con un gruppo di giornalisti, anche loro freelance a quel punto, ora impiegata, ma a quel punto ero freelance, e si andava in prima linea, si lavorava, si scriveva le nostre storie. E poi anche con i libici amici che ci aiutavano, nel pomeriggio si andava in spiaggia. Senti, ma ricordi un momento, diciamo, felice, insomma, un momento in cui ti sei dimenticata un po'? Sì, cioè, dimenticata, non lo so, è sempre l'intensità dell'esperienza, no? Vivendo lì, però in questo punto si andava in spiaggia. E c'erano ribelli che mandavano gli RPGs, come si dice? Rocket Propelled Grenades in inglese, sono tipo... Le bombe. Le sì. bombe. Le mandavano nel mare, cadeva il sole e lì sparavano queste cose nel mare perché erano annoiati, avevano tante armi. Noi li guardavamo e poi siamo andati a nuotare. Però la cosa che mi sorprende più di tutto non sono tanto io come giornalista, è come... Le società vanno avanti in queste situazioni, cioè in Siria poche settimane fa ero in Aleppo, la città di Aleppo che è la città più grande in popolazione in Siria, che ormai da tanti mesi è stata in mezzo alla guerra, e ci sono tantissime prime linee, cioè le prime linee sono in strade normali, in ribelli in case e poi c'è una strada e ci sono i soldati dall'altro lato. E la gente, e le bombe cascano, ma la gente va avanti, ci sono sulla stessa strada dove rottano i ribelli, ci sono negozi con vestiti, che la gente va a comprare i vestiti, la gente chiacchiera nella strada, si compra le verdure, cioè la vita va avanti in tutti questi posti. Sì. Certo, la vita deve andare avanti. Allora, adesso cambiamo decisamente registro, perché diciamo l'essenza stessa poi del panel è quella del viaggio e anche del mestiere che si fondono, e proprio diciamo nelle donne. E qui abbiamo con noi Sofia Corben, che è una blogger, ma in realtà diciamo un esempio significativo soprattutto in un momento di crisi, perché lei ha una grande passione. La sua passione è la scrittura, una passione però con cui non riesce a vivere, e quindi lei di notte fa la tassista per le strade di Milano e invece di giorno ha un blog, Psicotaxi. Adesso vediamo prima il video di Psicotaxi, così poi ne parliamo con Sofia. Fessioni dell'aperitivo milanese, anche spaccare la routine può simboleggiare un piccolo viaggio, il gusto della scoperta, a cui spesso si rinuncia per seguire la quotidianità. Forte quel tipo ieri sera. Prendiamo? Via Padova 133. Via Padova 133, prima o dopo il ponte 133? Dove c'è la moschea, no? È di fronte. Ah, di fronte. All'Igiera. Okay. Ah, quel pub non è neanche più nuovo, c'è da parecchio tempo. 6 anni. Io ho aperto 6 anni fa come socio. Ah, è suo? Fantastico. Ma com'è lavorare in via Padova? È veramente così pericolosa, chiacchierata? No, sai che non è male via Padova, è molto viva, molto viva, molto vivace, ecco. Poi succede meno cose in via Padova che in Corso Colombo. Ah, sicuramente spacciano molto di più. Molto meno, perché insomma poi anche tu che fai la tassista di notte ne vedrai di cose, no? E poi comunque... Sì, anzi mia padre mi sembra abbastanza... Anzi quasi sono contenta di essere raffinata mia padre. No? Ma sì, almeno andiamo ai borghi. E distribuiamo... No, comunque è un bel quartiere. Senti, ma tu 6 anni fa hai aperto questo locale... Perché hai scelto via Padova e non un altro luogo, considerando che voglio divertirmi, non è che dico vado in via Padova, vado fino a Vigli, vado corso come è stata un po' una sfida, perché era un quartiere dove vivevo da tanto e non accettavo l'idea che non ci fosse in un quartiere popoloso come poi quello lì, nessun locale, notturno perché è gestito da Italia nessuno. Bravo, bene. Allora ho detto facciamo questa sfida e devo dire la verità, all'inizio è stato un po' faticoso, proprio anche perché la gente non era abituata a uscire a divertirsi da qua. Poi col tempo le cose sono andate abbastanza bene, certo la gente ce la deve un po' portare,
perché lo sai com'è il milanese, no? Com'è il milanese? Sentiamo, la confessione, tu sei milanese, sono milanese. Quindi le confessioni di un milanese, dai. Mezzo modellino, mia madre è di Modena e mio padre è di Milano. Ok, spariamo sulle nostre tute, dai. Ma il milanese alla fine va sempre nello stesso posto, molto abitudinario. Quindi esatto. Prima di portarlo in un posto nuovo, deve sentire un amico che si è trovato bene, poi un altro, la terza tentativo. È statistico, quanti amici gli servono? Per... Almeno tre. Diciamo che quindi tutti vanno a cercarsi quello che gli rende sicuro, cioè, sempre la stessa cosa fanno, no? Sì, perché li fa sì, sentire sì, magari sì. Sicuri. Infatti poi... all'inizio lavoravamo di più con gente di Milano, Sesto San Giovanni, Cologno, Milano. Poi lentamente... Quindi il Modrone è più aperta, è più curiosa. Fuori Milano sono un po' più curiosi, anche perché non hanno niente di buono, no? Vengono a Milano, okay, per necessità. Ci trovavano in strada e si fermavano. E poi vabbè sì, non ti dico la verità, grandi episodi pericolosi non ne ho mai visti in 6 anni, nonostante che comunque sempre io a Padova stai un po' attento, perché comunque è il quartiere più multietnico d'Italia. Sì, poi non comunque secondo me Milano è proprio pericoloso, in realtà è un po' un mito che si è creato, questa idea della via Padova violenta. È un mito che è stato utilizzato un pochino politicamente da una parte e dall'altra. La destra dicendo è un quartiere, un ghetto, la sinistra dicendo un laboratorio, tutto perfetto. La verità forse sta nel mezzo, non è né un ghetto né un laboratorio di integrazione perfetto. Con il sottiero. Allora Sofia, dicevamo di questo psicotaxi che riesce a coniugare comunque il tuo lavoro con la tua grande passione per la scrittura, ma diciamo questo blog è stato anche un momento di rinascita e di svolta nella tua vita, no? Sì, sta sicuramente avendo fortuna. Ti dico, in realtà passare da storie così forti, quindi ne approfitterei anche per sdoganare quella che è la domanda più ricorrente quando scoprono che una donna guida un taxi di notte, non hai paura? Io sento appunto storie molto forti dalla Siria, le vostre testimonianze e finalmente, no? Perché un po' ci si autoprotegge, perché a volte io mi accorgo anche Milano, i milanesi sono un po' vattati, no? Come se la realtà fosse... Cioè quindi secondo te è una domanda esagerata se uno ti chiede secondo hai paura quando fai la tassista di notte? Secondo me noi donne sappiamo anche un po' autoproteggerci, cioè adesso non dico che devo guidare il taxi nuda con un diamante al collo a mezzanotte, però cioè, poi in realtà questa un po' si ingigantisce sempre tutto, no? La paura si amplifica sempre, come se si autocostruisse, no? E ci tenevo a dirlo perché sentendo di donne in prima linea da sole in quello che è veramente un fronte di guerra, insomma, dici non fatemi più questa domanda perché sì, è un po' esagerata, dire, la realtà è quella, no? Il blog nasce assolutamente per gioco, non pensavo che avrebbe avuto fortuna. Si chiama, ha una sorta di sottotitolo che è Il taxi e le sue confessioni. Ascoltavo l'intervista appunto a Stella e il mio blog nasce nel 2007 e vedo che l'elemento della confessione quando si tratta di viaggiare torna, a quanto pare. C'è una sorta di suggestione collettiva, perché poi ci sono dei contenuti, no? nella memoria un po' di tutti, delle sensazioni, delle suggestioni. Perché penso che a volte, mentre l'ascoltavo, pensavo proprio a questo, no? Si vede che il viaggio di per sé porta l'idea della confessione, perché il viaggio è curiosità quindi andare anche a scavare. E sentivo prima del tentativo di furto del passaporto, ma anche fotografare una persona è un po' un rubargli un pezzetto, no? Quindi, tu però in realtà, cioè, rubi tra virgolette qualcosa dai tuoi clienti, no? Perché tutto. Poi ci sono, appunto, ci sono sempre questi post, no? Sul tuo blog. Infatti io mi chiedo, ma tu come fai? Cioè, sei con il taxi in giro, sali una persona e attacchi il bottone tu o aspetti?
Cioè, come poi si evolve nei post sul blog? No, io uso il metodo morbido, sono molto discreta, noto che a volte sono incuriositi dal fatto che sia una donna a lavorare di notte col taxi, e lascio che, se vedo che si crea una sintonia, cioè una curiosità, allora diventa reciproca e faccio qualche domanda. Però a volte accade anche che la gente non sa e parla molto al cellulare, no, e allora io catturo, e chiaramente poi romanzo anche, no? È semplicemente questo. Senti, ma diciamo, nella tua vita psicotaxi è stato un po' un momento di svolta, no? Perché tu inizialmente avevi, insomma, eri riuscita anche a ottenere un contratto, no? Per scrivere, eccetera, e poi una serie di situazioni ti hanno portato un po' ad abbandonare la scrittura, no? Sì. Perché hai deciso di riprendere? Ma io purtroppo ho avuto una malattia che per un anno, insomma, è stato il mio nemico più forte, e comunque è andata bene, quindi per oltre un anno non ho più guidato, il mio lavoro era curarmi, e quindi sì, avevo un contratto con una casa editrice del gruppo Feltrinelli, e ancora lì che mi guarda. No, e poi io credo nella gradualità, cioè credo che le cose crescano, maturano lentamente. Ed è anche bello la maturazione, no? Avere pazienza, ho scoperto che è una gran cosa. E a volte anche un po' le esperienze ti insegnano questo. Sono tempi difficili per tutti, e credo che a volte avere un po' pazienza, ma anche tenacia, aiuti proprio ad arrivare agli obiettivi. Io fino adesso ho pubblicato soltanto racconti, anche quando per esempio ci fu la grande protesta dei tassisti, Milano Repubblica mi diede, scoprendomi proprio per strada, una piccola rubrichina, un diario taxi, e io pubblicavo piccoli racconti, suggestioni, una sorta di cronaca. Senti, Sofia, ma tu sei ambiziosa? Come vivi l'ambizione? Credo che tutti siamo ambiziosi, secondo me l'ambizione... Perché dalle tue parole è come se tu pensassi, diciamo, a questo contratto, no? Che alla fine era un contratto importante, però diciamo come un ricordo senza troppa importanza, cioè ti vedo molto serena in questo. Beh, le opportunità vanno, vengono, però insomma in quel momento c'era un'altra priorità, quindi, ma io credo, quello che volevo prima dire, che il problema è quello che sei disposto a fare o non fare per l'ambizione, cioè l'ambizione ci ha tolto dalle caverne, senza l'ambizione saremmo ancora lì, è una cosa sana. Cosa sei disposto a fare o non fare, quello è al limite. È grave, ci sono per esempio donne disposte a questo, insomma, addirittura a deformare il proprio corpo per adattarsi allo standard, e quindi piacere, non piacere, cioè secondo me, io perciò dico, poi secondo me se uno fa qualcosa viene, qualcosa no, insomma, va bene. Cosa cavi? Senti Stella, adesso torniamo a parlare con te e vedremo una... Mi senti? Ti sento benissimo, purtroppo non sono riuscita a sentire bene la storia di questa signora che fa la tassista, ma... E magari la incontrerai a Milano, a bordo, sì, del, no, suo taxi. Sì, anche perché una delle prime... Per quando ero ragazzina, era proprio una storia di una tassista di notte, si chiamava Verona 61, pensa un po'. Pensa. Allora, adesso vediamo una parte di un tuo reportage sull'Afghanistan e poi ne parliamo insieme, va bene? Okay. Il reportage, tu stessa chiedi a una giovane donna com'è possibile che gente così sia ancora viva e com'è possibile che dei crimini così rimangano spesso impuniti. Che idea ti sei fatta? Beh, mi sono fatta che... Cioè, mi tocca semplicemente, come dire, toccare la realtà, perché questa situazione, questa condizione delle bambine, giovani spose vendute a dei vecchi che trattano con la famiglia, non solo è viva, come chiamiamo la tradizione, come orrore, ma continua, bravo, se dai Gafar. E loro sono disperati, tanto è vero che
questa nuova edizione di Confessione Reporter che comincerà il 9 di maggio, io avrò una sezione della trasmissione che si chiamerà La Lettera, dove si parlerà di ingiustizie senza giustizia. E una di queste, guarda, Annalisa, riguarda proprio le bambine. Perché ci sono delle cose che in una vita, cioè senza fare i drammi e gli eroi, ma ci sono delle cose che nella vita e nel lavoro di un giornalista uno non può dimenticare, no? E diciamo che quella delle bambine afghane, se l'hai Gafar, veramente non te la puoi togliere dagli occhi. E se questo orrore continua, e se questo se davanti a tutto questo il i ministeri, le istituzioni non riescono a far nulla, sarà ragione i giornalisti parlandone, riusciamo in qualche modo a fermare, a far capire, a far conoscere. Ecco, io non mi fermo. Senti Stella, ma secondo te perché non si parla di queste cose? Non si parla di queste cose perché, posso risponderti in maniera molto volgare, perché non gliene importa niente a nessuno se una bambina di 12 anni viene chiusa in una cantina e tutti i giorni sua madre e suo suocero vanno lì e la bruciano perché lei non vuole vendersi. E non gliene importa a nessuno, non gliene importa a nessuno fino a un certo punto, perché poi io ho visto che con questo reportage abbiamo avuto... E non diciamo solo le donne, perché molti italiani hanno reagito, hanno scritto, hanno cercato di partecipare, hanno cercato di mandare fondi a Selai, a Cristina Cattafesta, che si occupa, devo dire, eroicamente delle donne in Afghanistan, ma sono sempre, come dire, no, temi che non vanno nei titoli dei nostri telegiornali, perché se tu guardi Al Jazeera, se guardi diciamo CNN meno, ma insomma BBC International e il resto, comunque si occupano di queste, cioè di questi temi in maniera non risolutiva. Quando mi dicono ma è una goccia, il tuo reportage è una goccia, e io il mare è fatto di gocce, che quindi non mi arrendo e cercherò in qualche maniera comunque di continuare a parlare di queste piccole bambine terrorizzate che non hanno chance. Senti Stella, io vorrei chiederti una cosa, diciamo di un'intervista a cui il tuo nome è associato, no? Dell'intervista a Gheddafi. Ma ti vorrei chiedere, più che dell'intervista in sé, cioè in che modo ti sei preparata, quindi i contatti, il trasferimento, perché è stato difficilissimo, come tu spieghi nel libro. Sì, beh guarda, intanto facciamo un passo indietro, no? Tutti i colleghi che ci ascoltano, i fotografi, sanno quanto avere, come dire, no? Quanto arrivare a toccare le vite dei grandi leader arabi è difficile, no? Anche perché loro sono degli artisti, dei ferai magici, ti dicono... No, Habibi, domani, poi ci vuole un anno. Insomma, con Gheddafi c'è voluto molto tempo, poi comunque lui dava, questa gente dà interviste quando vuole raccontare delle cose politiche, sono sempre delle interviste politiche, no? E quindi abbiamo avuto una lunga attesa. Io sono partita, arrivata, non c'era, sono arrivata a Fiumicino, che ero travestita come un dromedario, perché chissà, allora ti devi vestire il velo, invece a lui a fregare meno, anche perché come poi si è saputo, lui c'ha una, come dire, una truppa di Amazzone che di velo non se ne parla neanche, ma non è quello il problema con Gheddafi, è il problema anche quando ho intervistato Khaled Meshal, che se vuoi è ancora più difficile intervistare. C'è stata una lunga attesa e una sicurezza che non è un'idea, anche perché quello è stato avvelenato dagli israeliani che gli hanno piantato del veleno in un orecchio, quindi prima di avvicinarti Massoud insegna che sono interviste difficili e spesso posso dirti sono anche quelle meno che
ti danno meno, perché poi questi personaggi qui sono, c'hanno la bocca chiusa, ti dicono quello che vogliono. Io con lui ho avuto una, come dire, una svolta divertente, perché siccome rispondeva sì, no, no, sì, sì, no, no, sì, a un certo punto gli ho chiesto, ma lei che è il leader della Libia, lui si è rivoltato perché, cioè, voglio dire, lui era un attore straordinario, ah, ma io non sono il leader della Libia, è il popolo che è il leader della Libia, e gli ho detto perfetto, in questa intervista noiosissima almeno a uno scoop tornerò dicendo che Gheddafi non è il leader della Libia. A quel punto lì lui, che era uno sicuramente una persona non banale, ha apprezzato, come dire, la faccia tosta della giornalista italiana, si è aperto e allora ha cominciato, cioè da quel momento in poi è cominciata l'intervista. Senti, Stella, e poi devo dire, vabbè. Senti Stella, in questo mestiere, diciamo, l'arte di arrangiarsi è fondamentale, no? E nel tuo libro soprattutto racconti tutta una serie di episodi, come quando ti eri dimenticata di fare il visto per entrare in India, giusto? Sì. Senti, ma com'è andata? Come hai fatto poi ad entrare? Beh, ho detto che c'avevo un appuntamento con Sonia Gandhi. Proprio come, cioè, voglio dire, mi facevano le iniezioni in faccia, concedimi questa battuta poco signorile. Beh, sono arrivata lì, ho capito che mi rispedivano indietro e ho detto, beh, vuol dire che voi dovete telefonare a Sonia Gandhi e dire che dovete rimandare l'appuntamento. Quando hanno sentito Sonia Gandhi... Guarda, ci hanno creduto, perché la mia ambasciata, perché allora lì c'era un ambasciatore con una pazienza come quella di Matusalemme, quando ha capito che farti rimandare indietro ti sarebbe costato più in nove turni che ha prescato, le hanno cercato tutte le maniere di dire che tutto il potere in piano, e quello voleva dire la Sonia Gandhi. Si sente male. Semmai torniamo successivamente su Stella, perché non sento molto bene. Allora Simona, torniamo da te. Tu hai vinto due volte due premi singoli del WordPress Photo. Noi abbiamo un lavoro su Gaza, quindi tutta una serie di immagini che adesso possiamo mandare. Ma non si sente proprio. Abbiamo detto il WordPress Photo, te l'aspettavi? Sì, lo so che vuoi. Eccoci, so cosa vuoi che io ti racconti. No, ovviamente non me l'aspettavo, anche perché io ho iniziato a lavorare in maniera professionale nel 2007, quando ho iniziato a collaborare con l'agenzia Contrasto.
e nel 2008 ho vinto il mio primo World Press con un'immagine tratta dal lavoro sui disturbi alimentari. Quindi tu prima ti occupavi decisamente di altro, cioè sempre della condizione della donna, però non di queste aree? No, ho fatto i primi 3 anni, come ti dicevo, dal 2007 al 2010, lavorando in Italia in dei centri per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione. E che per me non è una cosa completamente diversa rispetto a quello che sto facendo adesso, perché per me si tratta sempre di violenza sulle donne, di violenza che sia autoinflitta, che poi non è mai neanche autoinflitta quella dei disturbi alimentazione. Comunque sia, lavoravo in Italia e poi dal 2010 ho iniziato a lavorare all'estero, insomma. No, non me l'aspettavo chiaramente, perché immaginavo di vincere il World Press magari un giorno dopo 30 anni di carriera, coronando così i miei sogni, no? Per cui io stavo dormendo beatamente il giorno delle votazioni, cioè dei risultati, e mi sono svegliata a mezzogiorno, ho aperto il telefono, c'erano tipo 32 chiamate non risposte di lavoro, e ho pensato subito che mi avessero denunciato, perché quella era la cosa che mi è venuta immediatamente. Pensavi che ti avessero denunciato? Sì, per forza, perché se capita molto spesso. Dici 30 chiamate... Assolutamente. No, capita molto spesso, magari stai pubblicando su un giornale problemi di privacy, foto, cioè facevo anche molte foto di street, per cui insomma dici convintissima. Invece poi la prima persona che è riuscita a chiamarmi, che è questa mia amica, mi ha detto: "Ah, hai vinto due prese", cioè, vabbè. E così, quindi insomma la prima volta è stato veramente pazzesco. Detto questo, poi non è cambiato nulla, cioè nel senso, anche questo ci terrei a sottolinearlo, nel senso che non... I miei sono stati dei premi comunque piccoli, perché sono stati due premi, terzi premi in categoria fotografie singole, che non so se lo sapete, ma insomma comunque si divide in foto singole e storie, e così insomma, però diciamo che non è che poi la vita è particolarmente cambiata, insomma, dopo questo. Tranne che se scrivi il tuo nome su Google, la prima cosa che esce è il WordPress foto. Mi fa molto piacere, ma... Però senti, il ma lavoro com'è, è rimasto lo com'è stesso. La cerimonia di questo WordPress foto? Perché ci sono varie leggende. Sì, allora, sono 3 giorni, Amsterdam è molto divertente, e non hai assolutamente idea di come vestirti, come ti raccontavo, perché ti scrivono una cosa del tipo casual chic dress code or something like that, e quindi non tu totalmente non sai se devi mettere le scarpe da ginnastica con un vestito da sera o viceversa, o vestirti da... E poi basta, l'ultima volta, che è stato l'anno scorso, è stato tremendo, perché c'è a un certo punto, nel momento della la premiazione dura tipo 6 ore, è una cosa che alla presenza del principe non ce la fai più, cioè, aspetti questa pausa che finalmente arriva tra il primo e il secondo tempo, e ci dicono: "No, ma volevo fumare una sigaretta", ovviamente. Ci rinchiudono tutti dentro una stanza e scopriamo soltanto allora che dobbiamo aspettare fino alla fine, e ci faranno uscire uno per volta, quindi ci hanno tipo imprigionato, noi eravamo dentro disperati, io volevo solo fumare. Senti, ma quando tu hai deciso, diciamo, di cambiare radicalmente poi il tema delle tue foto, no? Quindi sei passata da dei lavori che facevi in Italia, sempre sulla condizione femminile, sei passata invece nelle aree di crisi, no? Tu comunque lavori per un'agenzia, quindi hai una serie di colleghi, insomma, come l'hanno presa? È stato facile o hai incontrato delle difficoltà? No, non è stato per niente facile, perché insomma all'inizio ho incontrato molti ostacoli e molte persone che mi dicevano di non andare. Ma perché secondo te fa un po' paura questo binomio fotografa-guerra, cioè perché sei una donna, o tu cosa avvertivi? Dunque, diverse cose. Innanzitutto che c'era un po' questa idea che io dovevo lavorare esclusivamente sul sociale, che quello era il mio, che ci doveva essere questa cosa intima, e poi c'era tutta la parte del fatto proprio che ma queste zone sono già conosciute, in queste zone vanno moltissimi giornalisti. Cioè, cosa vuoi aggiungere di più, esatto, rispetto a tutto quello che circola? Esattamente, credo che l'aspetto del fatto di essere donna, vabbè, sì, non ce ne sono tantissime, no? Però ce ne sono. Cioè, ormai nella non tua è... agenzia quante ce ne sono? Nella mia agenzia che fanno questo tipo di lavoro non ce ne sono. Cioè ci sei tu? Sì. Ok. Sì.
Però non, cioè dal punto di vista della, ecco, piuttosto con i giornali, con le riviste c'è più un problema secondo me di credibilità di rispetto all'esperienza di una donna in guerra. Senti, ma quindi quando hai vinto questo premio all'interno del WordPress Foto, tra l'altro con una foto su Gaza, ti sei presa la tua rivincita? Sì, dai, no, mi ha fatto molto piacere comunque aver ottenuto un risultato anche con un lavoro così diverso rispetto al lavoro che avevo fatto all'inizio, e mi ha dato comunque un po' di... mi ha rinnovato le energie nel pensare che comunque si può lavorare anche in questo modo, no? Cioè si può anche tornare in una zona che è così raccontata e cercare di raccontarla in una maniera diversa, prendendosi dei tempi più lunghi e sostanzialmente andando là nei momenti in cui insomma gli altri giornalisti, gli altri fotografi se ne sono andati. Possiamo dire, diciamo, che quello che tu puoi raccontare, no, attraverso le foto ma anche attraverso quello che dici, è magari qualcosa che sia diverso dalle news, no? Quindi questa vita che continua anche quando i media se ne vanno, no? Sì. Sì, l'idea è esattamente quella, perché quando poi una news si chiude nell'arco di pochissimi giorni solitamente, no? Cioè, io sono stata a Gaza la settimana dopo la fine dell'ultima operazione militare israeliana, cioè, che è durata 8 giorni, e sono arrivata a novembre, sono arrivata a fine novembre, e da che c'erano 1.000-1.500 giornalisti, nell'arco di una settimana eravamo in 4. Per cui, cioè, nel senso, io apprezzo moltissimo il lavoro che fanno i fotografi di news, e io non sarei assolutamente capace, così come i giornalisti che fanno report dalla prima linea, come Ruth, eccetera. Ma la cosa che un po' mi fa strano è che poi sembra che immediatamente dopo che questa porta si chiude non succeda più nulla, e invece lì succedono tantissime cose, no? Cioè, quello che dicevo, il momento della ricostruzione, cioè il momento della... Beh, certo, perché comunque... cala l'interesse. Senti, esatto. Ruth, tu sei una giornalista inglese, no? Quindi prima parlavamo con Stella di quanto poi sia difficile dividere quelle che sono le proprie impressioni da quella che è la notizia. E quindi come la mettiamo con i fatti divisi dalle opinioni? Sì, cioè vorrei seguire da questa buona discussione molto interessante, che sono assolutamente d'accordo. Che spesso sono le storie, cioè o dopo il fatto, o e se non dopo il fatto, delle storie di dettagli di colore che portano fuori la storia vera, che fanno capire al pubblico di un altro paese com'è la situazione là. Perché immagino, volevo chiedere a voi, al pubblico, cioè, fate con le mani su, quanti di voi, vedendo le notizie dalla televisione, vi sentite che veramente capite quello che sta succedendo in Siria o in Gaza? O sentite che quanti di voi capite cos'è la guerra? È incredibile. Lo faccio perplesso. Allora, per me le storie che scrivo che hanno più impatto sono sempre quelle che vanno sui dettagli personali, che sono, cioè, sono proprio dietro la prima linea. Non è proprio la grande storia politica, ma per esempio in Libia il senso che ti dava un senso di come veramente vivevano queste persone e non è nella incongruità, una parola? Incongruenza della guerra in contrasto alla vita normale. Così questi ragazzi che volevano andare a lottare in prima linea come ribelli contro il governo libico andavano lì con i sandali delle volte, o era possibile, volevo andare in prima linea e cercavo un modo di farlo e c'era un taxi che passava e si andava in taxi. Allora c'è sempre il taxi, si andava in taxi in prima linea. O le storie personali di questi che andavano a lottare, ma chi erano? Ora era un ragazzo libico, però che aveva vissuto in Detroit tutta la sua vita e che vendeva gelati.
e non aveva mai tenuto un fucile, eppure si trovava lì con un Kalashnikov che lo teneva sbagliando, non sapeva nemmeno come farlo fare fuoco col Kalashnikov, e andava in prima linea, cioè, era terrificante, c'erano gli aeroplani che ci bombardavano, c'erano tutti i tipi di bombardamenti. E così, eppure questi danno un aspetto, l'aspetto personale. E in qualche modo il giornalista può aiutare in questa cosa, delle volte mettendosi nel posto anche. Non dico come fanno tanti giornali tabloid, come è successo a me una volta, per esempio, lavoravo per la Daily Mirror, che è un giornale un po' più bassa qualità, come si dice, tabloid popolare. Sì. E ero di fronte, li ho chiamati per dire: c'è questa storia, stanno attaccando questa zona, sono andata qua, e loro mi fanno: ah sì, senti, puoi stare di fronte al cane armato, fai delle foto di fronte al cane armato, ce l'hai una gonna? Cioè, che è ridicolo, no, non voglio dire questa cosa, nel senso di che se tu spieghi la situazione come la vedi dai tuoi occhi, per esempio c'è un documentario fantastico che si chiama Behind the Lines di Ollie Lambert, che è uscito recentemente, è proprio scioccante, lui prende la videocamera e gira in un momento dopo, arriva in un posto dove c'è stato un bombardamento aereo che ha appiattito una casa, e lui arriva là e comincia a scavare, cioè filma la gente che scava per tirare fuori bambini, persone. Cioè filma quello che succede dopo. Filma quello che succede, ma sempre dicendo anche come si sentiva lui e come si sentiva la gente. Questa donna sta qui nell'angolo tranquilla, ma dicendo, cioè, calma, dicendo: per favore liberate il mio figlio che è trappolato sotto. Cioè descrive le emozioni. Descrive le emozioni, esattamente, ma dicendo, si mette anche lui nel posto, ma in questa maniera ti rendi, e c'è sempre il pericolo che l'aereo ritorni. Cioè durante questo disastro c'è sempre il pericolo. È molto molto forte, è un mezzo di giornalismo che anche questo può aiutare a Senti Ruth, ma tu capire. Quando tu sei giovanissima, hai 25 anni, ma quando hai deciso che volevi fare questo lavoro? Quando ho deciso? Mi piaceva sempre viaggiare tanto e capire come pensavano anche come funziona la società, perché le persone prendono le decisioni che prendono. E, sono andata a viaggiare in Africa con il mio ragazzo. Quanti anni avevi? 19. E lui voleva andare a fare le cose che si fa normalmente da turista, io volevo andare al Congo e volevo andare a parlare con i... C'era una barca, un giorno non si poteva prendere la barca perché la barca portava dei profughi dal Congo. Io ho detto: fantastico, andiamo sulla barca, no? Chiaramente. E questo ragazzo l'ha lasciata? Sì. No. E poi, sì, poi ci è voluto una fortuna fantastica, cioè avevo... All'inizio della primavera araba un amico mi ha detto: dai, andiamo in Egitto. Lui era un giornalista stabilito, io facevo la freelance. Ha detto: ma forse non succede niente, però ci sono delle proteste piccole. Questo era, poi naturalmente è scoppiata la primavera araba. E avevo un backpack piccolo, una borsa da 2 giorni. Vivevo in Palestina, a Ramallah a quel punto. E non sono tornata, ho lasciato una nota dei miei amici dicendo: ah ragazzi, ci vediamo fra 2 giorni, invece non sono tornata per 7 mesi, perché si Quindi andava da lì, da Egitto a Libia. Sì. Senti, ma prima nel promo Stella Pende diceva: sotto le bombe ci si innamora anche, tu hai visto sbocciare degli amori? tante cose, tanti segreti succedano, immagino, sai come lo siete durante questi momenti di guerra. Raccontacene uno. Ma no, ce ne sono, sai, ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi, però un'amica mia si è innamorata con un altro giornalista in Misrata, quella stessa giorni che si andava nel mare insieme.
Ma è incredibile, no? Dico, come va avanti la vita in Aleppo? Sono andata alla corte, una corte in Aleppo, e mi hanno detto che in quella settimana c'erano stati 30 matrimoni. 30 matrimoni sotto le bombe. 30 matrimoni. Senti Stella, non so se ora ci senti. Prima dicevamo con Ruth che spesso è difficilissimo dividere i fatti dalle opinioni, e diciamo nei tuoi reportage si vede proprio una Stella Pende che partecipa in quello che scrive e poi in realtà anche in quello che mostra nei video. Allora, io non sono affatto d'accordo nel dividere i fatti dalle opinioni. Come diceva Pasolini, dice che io non riesco a sentir bene quello che dicono gli altri, ma Pasolini diceva che chi dice di dividere i fatti dalle opinioni non dice la verità. Ma come fa un giornalista a dividere i fatti dalle opinioni? Un giornalista è comunque un interprete, non è un robot, non può dividersi dalle opinioni, no? Sì, puoi raccontare una cronaca, ma quando si dice cronaca in maniera fredda, non so quante volte me lo sono sentito dire da ragazzina, io non sono capace, non ero capace, ma adesso non voglio essere capace, perché credo che per passare... lasciamo stare sempre le solite emozioni e le solite commozioni, no? Ma per passare, come dire, la realtà dei fatti ci deve essere anche quello che tu pensi, no? Cioè, come fai a fare i fatti divisi dalle opinioni? No, non ci credo a questa cosa, non ci voglio credere, non mi interessa. Cioè, vedendo anche i tuoi reportage, no? Si vede spesso che tu sei molto partecipi, no? A quello che dici, dai delle carezze magari ai bambini, aiuti delle signore anziane. Secondo questo ti è stato d'ostacolo? Qualcuno ti ha mai rimproverato, tra virgolette, per questo? Oppure hanno riconosciuto un valore aggiunto, no? Per arrivare anche poi alla pancia delle persone. Ma guarda, io come ti dicevo prima, è inutile dircelo, no? Quelli che fanno questo mestiere in una certa maniera sono nemici del giornalismo del dolore. Se io faccio come è successo in Mali adesso, a un vecchio che mi raccontava che gli avevano ammazzato un figlio davanti agli occhi, faccio una carezza a un vecchio, ma la faccio perché mi sento di fargliela, ma perché non voglio dividere il giornalista dalla persona, non voglio dividere il giornalista dalla Stella, da Stella, perché ma devo farlo? Ma sempre metterci Stella dentro. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, sì. Stella, è se hai un reportage o un pezzo che non hai mai fatto e che vorresti fare, ti auguri di fare? Ma guarda, questo non lo so, perché francamente sono sempre veramente quella che è il fenomeno che è riuscita a fare. Diciamo che io amo, cioè ho lavorato tanto a Gaza in questi ultimi anni. La considero un po' una casa, ho tanti amici a Gaza. Il reportage piacerebbe fare è raccontare Gaza libera, e mentre te lo dico mi vengono i brividi, perché so che questo probabilmente rimarrà un reportage solo nei miei sogni. Va bene. Allora Sofia, diciamo che questo è l'ultimo intervento, quindi chiudiamo in modo anche più leggero, no? Tu proprio a bordo del tuo taxi cerchi, come dicevamo, di coltivare la tua passione sia per la scrittura e sia per la lettura, e quindi hai intrapreso da poco una nuova iniziativa, no? Di cosa si tratta? Quella di ospitare gli scrittori in taxi. Il taxi è fatto anche di attese. È fatto anche di attese che ti danno la possibilità di leggere, quindi veramente sto leggendo moltissimo. E un giorno mi sono detta, ma perché non invitiamo anche gli scrittori? Uno al mese,
e con loro ho individuato una zona di Milano per ognuno, a seconda della loro scrittura, no? Allora adesso vediamo il video del proprio del primo appuntamento, no? Di questo scrittore in taxi che si è tenuto da poco e su cui ha ospitato Davide Bregola, che è uno scrittore ma lavora anche all'interno di una casa editrice. Sì, Barbera Editore. E Bregola, devo dire, è una mente molto vivace, infatti per lui ho pensato facciamo la zona Garibaldi Brera, che è la più creativa a Milano, c'è il design, c'è l'Accademia di Brera, quindi è... Poi però ci si è rotto il taxi e quindi siamo rimaste ferme, però almeno... Tra l'altro. Sì, eravamo in stazione Garibaldi, quindi un po' dai anche l'essenza, no? Sì, tra l'altro, cioè è iniziata bene, no? Sì, ma l'importante è l'epilogo. Allora, vediamo il video. Per la rassegna Libri in Taxi abbiamo il primo autore di un viaggio che durerà quasi un anno, un scrittore al mese, il primo e secondo me anche tra i migliori, Davide Bregola, Tre Allegri Malfattori, Barbera Editore. Questo libro, che è molto quasi cinematografico, io ci vedo anche il film, perché ha dei personaggi divertenti, parla al lettore giovane, al lettore fresco, e secondo me il tuo modo di scrivere funziona in questo, in tutto. E volevo un po' fare l'effetto proprio che stai dicendo tu, cioè personaggi costruiti in modo fresco, che si leggessero con piacere e che ci fosse dentro anche una storia per intrattenere. Una rassegna cinematografica, il giorno dopo ne organizzi un'altra. Quanto ti aiuta? Come concepisci? Come vivi il viaggio? Niente, guarda, cioè il viaggio, io ti dico, faccio come facevano gli editori negli anni 40 e 50, vanno direttamente a trovare gli autori e li scovano, io faccio la stessa cosa. La settimana scorsa ero in Sardegna a incontrare Gavino Led, perché è un grande del passato che aveva fatto Padre, certo, Padrone, sono stato 5 giorni a casa sua. Fantastico. In settembre sono stato una settimana da Margherita Hack, perché dovevamo scrivere una sua biografia e io parlavo con lei, registravo, il pomeriggio sbobinavamo, eccetera, eccetera. E quindi da Mantova a Nuoro, da Mantova a Trieste, stai lì, viaggi, vai in treno, vai in macchina, hai un rapporto personale con questa gente. E quindi, cioè, il viaggio non posso neanche dire, cioè, è insito in quello che faccio, quindi in questo senso il tassista e lo scrittore sono la stessa cosa. Allora Sofia, abbiamo pochissimo tempo, quindi l'ultima cosa che ti chiedo prima delle domande è: Sofia Corben è uno pseudonimo, perché hai scelto di usare uno pseudonimo? Ma qui mi riallaccio un po' a quanto si diceva prima su mettere se stessi in ciò che racconti. Io ho una formazione filosofica, io ho iniziato a guidare il taxi in realtà a 20 anni, 21, perché per la legge italiana puoi metterti in taxi, puoi guidare il taxi, insomma puoi chiedere l'abilitazione, fare l'esame, tutte queste cose, a 21 anni. E lo facevo mentre studiavo. E mi veniva in mente questa cosa dell'universale e il particolare, che è un concetto filosofico abbastanza, cioè, è conosciuto. E io ho il problema inverso, cioè... voglio mettere poco me stessa, ho difficoltà veramente a parlare di me, vuoi per timidezza, vuoi per anche per curiosità verso gli altri, mi piacciono le storie di altre vite e quindi lo pseudonimo mi permette anche però di giocarmi consapevolmente il fatto che donna, tassista, eccetera. Senti, cosa significa questo pseudonimo, ha un significato Sofia Corben? Beh, perché Sofia... c'è l'elemento filosofico, perché ha una radice, un'etimologia, no? Esatto. E poi Corben, perché per me l'identità comunque è importante, e mia madre era d'origine veneta, e, però l'ho reso un po' più inglesizzato, diciamo. E quindi diciamo uno pseudonimo che riassume un po' le tue origini e la tua formazione. Sì, perché ti nascondi, ma comunque ci sei, insomma. Va bene, allora il tempo è finito. Se ci sono delle domande. Sì, prego. Sì. Lei prima ci ha chiesto se sapevamo cos'è la guerra. Io per fortuna non lo so, ho questa grande fortuna. Però vedendo lei
che ha riso così tanto durante il suo intervento, mi sembra una cosa bellissima. Gente che si innamora, gente che va in spiaggia, magari se ci potesse anche dire che tipo di crema solare metteva. Ma secondo lei, i parenti di quelle persone morte che lei vedeva nell'ospedale o quelli sotto le bombe ad Aleppo sarebbero, secondo lei, contente di vederla sorridere mentre lei parla di queste tragedie? Questa è la domanda. La capisco e grazie per questa domanda. No, cercavo semplicemente di dare anche l'altro lato, di dare piccole storie dietro. Naturalmente si sa che la guerra è terribile e quante volte ho fatto la maggior parte del tempo che passo in queste situazioni è parlando di storie assolutamente orrendi e di sofferenze incredibili, parlando con profughi che hanno perso assolutamente tutto, persone che, storie scioccanti da tutte le parti del mondo, così non era per, è anche la difficoltà di parlare in italiano, se mi scusi non è la mia prima lingua e così le sottilezze sono perse, però era per dare un altro lato, perché la vita va avanti, come ho detto. La cosa straordinaria, stranissima di queste situazioni è che le persone sono anche forzate a andare avanti. Così quando dico si ride, ero sempre con persone libiche, persone che erano lì, come un esempio succede anche in Gaza, ci sono persone si innamorano, stanno sulle spiagge, è per dare a voi l'altro lato che sta dietro gli schermi dove ogni giorno vedete immagini terribili. Posso aggiungere una cosa? In realtà diciamo che Ruth racconta con il suo lavoro ogni giorno quello che succede ad Aleppo, quello che succede in Siria e in queste aree. Però questo panel non si occupa di quello che succede in Siria e Ruth è stata invitata per parlare anche delle impressioni, delle emozioni che vive, non indipendentemente dalla guerra, perché non si può ovviamente prescindere dalla guerra stessa, però per dare anche uno spaccato diverso. Lei, questo è il terzo panel a cui partecipa e quindi tutti le hanno chiesto cosa succede in Siria, cosa vedi in Siria. In realtà lei qui invece è stata invitata per raccontare quello che non racconta, cioè quello che non dice, però fa parte di lei, proprio perché fa questo lavoro e lo fa ogni giorno e bene, insomma, e si può leggere tutti i giorni, ecco. Sì, non era per trivializzare la situazione, solo per dare un altro aspetto. Un'altra visione. Sì, c'è un'altra ragazza. Aspetta, credo ti debbano portare il microfono. Sempre a lei, ma forse anche una cosa generale. Premetto che ho grande stima per tutte e tre perché rappresentate un esempio di come si può dire, di mettersi in opera, di far vedere che comunque le donne hanno idee, hanno pensieri e un lavoro dietro sicuramente di valore. Quindi mi piacerebbe avere una riflessione da parte magari di tutte e tre o di una di voi riguardo, ecco, questa figura della donna che riesce a dimostrare le proprie capacità e se c'è mai stato un atteggiamento di sorpresa da parte degli uomini riguardo questa grande... Sì, allora magari facciamo rispondere un'altra ospite. Stella, tu hai sentito la domanda? Ci chiedevano dal pubblico, magari nulla, se non te. Sì, ci chiedevano dal pubblico se hai visto un atteggiamento di sorpresa magari da parte degli uomini nel momento in cui hai avuto anche degli ingaggi fortunati, no? Nel senso in cui hai fatto dei lavori particolarmente brillanti. Purtroppo ne ho visti molti. La parola sorpresa è, come dire, riduttiva. C'è molta competizione, in questo lavoro. Quando vai a mettere il piede nell'orto di un altro, anche se si tratta di amici, è sempre molto
me è stata anche, è stato molto difficile, molto difficile. Ci sono altre domande? Ho avuto più solidarietà dalle donne, diciamo, che non è scontato, questo, perché anche le donne difficilmente riescono a fare lobby. Stella, guarda, ma dobbiamo chiudere che c'è un altro panel dopo di noi. Allora, ringrazio tutte le ospiti, ringrazio il pubblico e ringrazio anche Chiara Garzilli che mi ha aiutato a preparare questo incontro. Arrivederci.